Dunque, è un convegno che è rivolto all'adolescenza, quindi a tutte quelle che sono le tematiche che l'adolescenza comporta, quindi alle problematiche sia in campo sanitario che in campo psicologico. E questo convegno suggella quella che è iniziata con la scorsa settimana da parte del SLAL, l'attività di Spazio Giovani che la scorsa settimana è iniziata in via sperimentale in quattro consultori dell'ASL di Bergamo. Lo Spazio Giovani è uno spazio nell'ambito del consultorio familiare dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 21 anni. È uno spazio d'accesso libero, senza prenotazione, senza impegnativa, gratuito, dove un'equipe multiprofessionale, dal ginecologo allo psicologo, all'ostetrica, all'infermiera, all'assistente sociale, si occuperanno di ragazzi e ragazze che potranno venire da soli o in coppia o anche con gli amici, in gruppi, per poter chiedere, avere delle informazioni, avere delle consulenze nella massima riservatezza. Quindi un spazio proprio fatto su misura per i ragazzi, negli orari che sono più consoni a quelli che sono gli impegni della vita dei ragazzi, quindi nel pomeriggio, non sei a scuola, e quindi nel pomeriggio dalle 2 alle 5, in genere sono 3 ore che abbiamo aperto per questi giovani. In questi quattro consultori ci sono dei professionisti che possono occuparsi delle loro domande, delle loro incertezze, dei loro dubbi, che sono, diciamo, molto numerosi, complessi e tormentati nell'ambito del periodo adolescenziale. L'adolescenza cos'è? È un momento di mutamenti corporei, e i mutamenti corporei comportano anche dei mutamenti a livello psicologico, di accettazione, di cercare di comprendere quelli che sono poi i cambiamenti che il corpo ha anche dal punto di vista fisiologico.